vetro. Giovanni! Giovanni, sei tu! Giovanni! Sei tu! Oddio! Hanno ammazzato Giovanni! L'hanno ammazzato come un cane! E si vede che hanno abusato di lui! Più e più volte! Gerontofili! Vergognatevi! Abusare di un vecchio! Giovanni! Non permetterò che i vermi mangino la tua carne putrefatta, no! Forse l'ultima cosa che faccio ti porterò fuori da qui! Giacomino, sei tu? Sei vivo? Giacomino, sei vivo? Non so come dirtelo! Hanno ammazzato Giovanni! L'hanno ammazzato come un cane! Hanno anche abusato di lui! Ai, 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 ai. Più e più volte! Giacomino, non è che per caso hanno abusato anche di te? A me lo puoi dire, sono un amico, e poi confidarti. Avanti, togliti questo sassolino dalla scarpa. Fingerò di crederti. Ma sappi che ho una pomata cicatrizzante buonissima. Giacomino, adesso dobbiamo fare una cosa brutta. Dobbiamo prendere il corpo di Giovanni, che in putrefazione potrebbe infettarci a tutte e due. Dobbiamo prenderlo e buttarlo in un angolo e dargli fuoco come un tizzone. No. E devi farlo tu! No. Solo tu lo puoi fare! No. Giacomino! Ai, ai, ai. Il rumor mortis! Ai, ai, ai. È come le code delle lucertole! Sono morte ma continuano a muoversi! Ci siete anche voi? Oh, cavolo! Giovanni, ma sei vivo? È certo che sono vivo. Tra l'altro, nel dormiveglia ho sentito anche qualcuno che voleva buttarmi in un angolo, darmi fuoco. Giacomino! Giacomino! Siccome avevano abusato di te, diceva lui, e allora voleva buttarti in un angolo e darti fuoco. Ma sei veramente un bastardo, Giacomo. Benvenuti in Equitalia. I clienti che non hanno pagato il bollo auto possono ritirare il numero per la fustigazione. Equitalia vi è sempre vicino. Ma molto vicino. E qui, Equitalia, ecco dove siamo. Piacerebbe sapere chi ci ha fatto finire qui, però. Stai zitto, bastardo. Dobbiamo cercare di scappare di qua, hai capito? E mi è venuta un'idea. Sai che io ho una manualità esagerata. L'ho sempre saputo. Ci mettiamo schiena contro schiena e io ti sciolgo i nodi, hai capito? Sei un genio, dai. Okay. E tu, Giacomino, bastardo che non sei altro, farai da sentinella, hai capito? E se senti arrivare qualcuno, fischietta il secondo atto della Ida. Ida. Cosa? Dice che non lo conosce. Come dice? Come fai a capire? Dal labiale. Ma sei imbavagliato. Dalle intenzioni del labiale, è un dono che ho fin da bambino. Vabbè, allora se non sei quella, recita il secondo canto dell'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto. Orlando Furioso, vai! Cosa dice? Dice che non conosce nemmeno quello. Vabbè, allora non so, accenna al piccolo mondo antico di Gerwis. Chi? Gerfirp. Hai detto Gerwis? No, ho detto Gersakenkar. Dai, su, ascoltate quando parlo. Gersakenkar. Cosa dice? Dice, non potrei semplicemente dire, stanno arrivando. Dio mio, Giacomino, quanta ignoranza. Dai, un po' di erudizione. Ma sì. C'è gente che comunica con la forza del pensiero. Tu non sei neanche capace di fare la sentinella. Dai, su. Non lo capisco, deve essere criptato. Come criptato? Prima lo capivi. Adesso si vede che il satellite si è fermato perpendicolarmente sulla sua testa e fa K. Deve essere aramaico antico. Aramaico antico. O l'alfabeto cuneiforme dei sumeri.
parte che si scrive, non si parla l'alfabeto. Ragione in più perché non lo conosco. Va bene. Solo che è importante che scopriamo. Magari è una cosa importante, certo, che ci deve dire, e siamo messi così. Mi è venuta un'idea. Facciamo lo spelling, hai capito? Lui fa lo spelling, tu prendi lettera per lettera, la passi a me, io formo le parole. In un gioco di squadra. Facciamo un gioco di squadra. Vai, allora, dai, facciamo avvicini. Spelling. Hai capito? Spelling. Okay. Tu dici lettera per lettera, io gliele passo a lui. Senti, facciamo così. Io te le passo. Sì. Tu dove te le metti? Cosa ti interessa dove le metti? In testa, le tengo in quale angolo della testa. Tu c'hai un posto tuo. Ma cosa te ne frega te? No. Tu pensa a passare lettera per allora perché ti sto dicendo questo. Io prendo la lettera, te la passo e poi tengo la testa libera. Come ce l'hai sempre, chiaro. Ok? Sì. Sì. Io non mi prendo la responsabilità per non prendertela che è meglio, dai. Ok. Sì. Vai, comincia. Ciao 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 ciao. Cos'è? Incontri ravvicinati del terzo tipo. Giacomo, non stiamo giocando ai film. È lo spelling. Spelling. Le parole. Hai capito? Ma che iniziamo bene. Dai. Dai. Sì, ho capito. Adesso gliela passo. Mi sono girato velocemente e l'ho persa. Aspetta. Ripeti? Ok, ce l'ho. K. Cioè quella roba lì è K. Vabbè, K. K. Ma non K di quadro. K di quaderno. È molto differente, in effetti la memorizzo così. Comunque tu tieni la libera. La tengo libera, sì. Sai. K. E poi ci aggiungi. Se non ti preoccupare, tu prendi la seconda, dai. Ok, vai. Oh, porca vacca, devo andare in bagno. Giacomo, proprio adesso. Sì, ho capito. Che cos'è? Aspetta, sono la perna. Oh, madonna. F. Cioè, quella roba di F? Sì, però non la devi mettere come F, perché sennò diventa ceffe. Come F. Però Cf. Non vuol dire niente, però Cf. Cufu, che è stato? Cufu! Che è stato? C'è la U. Cufu. Cufu è la U. Questo è Cf. Cf. Vabbè, vediamola, con la terza si capirà, dai. Dai, che ci siamo qua, si vai. Gnam gnam. Gnam gnam. Sì, ho capito. Hai capito? Sì, ora ce la do. Cos'è? R. Cioè quella roba di Kfrn. Kfrn, che cos'è? Non è niente. Dai, Giacobino, metti una vocale, non si capisce niente. Dai. C'è gente che sposta gli oggetti con la forza del pensiero, tu non metti neanche una vocale. O questo qua le perde per strada, non lo so. Ma che ti sei ingoiato un T9 che parli così? No, questo non te lo permetto. Adesso lo capisci. Cosa dici? È un epiteto. Un epiteto di tipo volgare, diretto direttamente a te. Ma non te lo dico perché sennò ti arrabbi. Dimmelo, ti do una testata. Cosa dice? Ha detto vaffanculo vecchio nano di merda. E lo sapevo che litigavate voi. Equitalia informa. I clienti che non hanno pagato la tassa sui rifiuti stanno per diventarne parte. No. Avvicinarsi gentilmente alla trituratrice. Qualsiasi cosa succederà, io cercherò di salvarvi da tutte le menzogne che mi cercheranno di farmi dire con le torture, anche se mi attaccano la corrente e i testicoli non parlerò.